Sembra chiffon. Ecco, ma dai, ho rovinato la conciatura. Davvero. Però metti forte, che io sono sorda, porco Giuda. Aspetta, facciamo questo. Aia. Che capelli, non me li devi toccare. Lo sai che capelli. In casa di Francesco stasera c'è grande agitazione. Ma non è niente in confronto a quella della semifinale del Grande Fratello VIP. Li abbiamo mandati ognuno in posti diversi. Sapete perché? Perché stanno per scegliere il loro finalista. Ma sarete voi a decidere se il prescelto sarà in finale oppure no, perché ci sarà un duello al televoto. E chi vince va in finale. Chi lo perde sarà eliminato. Seguitemi e capirete meglio. Riapritemi l'audio con la casa. Quello che dice. Proprio niente. Ti preoccupa. Andrea, chi vuoi in finale e perché? Vorrei Stefano perché abbiamo iniziato questo percorso insieme. Mamma mia, io me ne rebbero. Sì, tranquillo. Gabriele. Eccomi. Tocca a te, chi vuoi in finale e perché? Andrea. Ed il primo nome è sempre stato Andrea. Devo fare la festa ad Andrea. Stefano. Sì, Ilari. Chi vuoi in finale? Andrea. Valeria. Io vorrei in finale Andrea. Si sono messi d'accordo. E io vi comunico che il nome del secondo finalista per la casa. Già dicono per la casa, vedi, per la casa. Finalista e finalista per la casa, poi vota il pubblico, chi vince perde, chi perde, quelli che sono fuori rientrano, quelli che sono dentro vanno fuori. Sì, fanno delle grandi ostiate, fanno. Andrea da. Ma secondo me neanche se lo merita, perché dai, cioè, è un falso. Grazie, grazie. Secondo grazie. La casa, tu sei il secondo finalista. Sì. Grazie, grazie, veramente, ringrazio tutti. Ma una gioia. Tu sarai il protagonista di un televoto che io sto per aprire. E ovviamente devi scegliere uno sfidante. Allora, la casa ha nominato lui come finalista. Allora, lui aspetta, deve nominare un'altra persona perché in caso il pubblico lo votasse contro. Cioè lui l'hanno salvato e resta nella casa, però va al televoto e al televoto uno che lui deve scegliere, e al televoto va quello che va, ma non c'ha senso sta cosa. Non ti fa venire turbe, esatto, cioè voglio dire col tuo... Io vado come ha detto Ilari, cuore, siamo arrivati testa, tutti metti fin tutto qua. Insieme, fai un mix. Adesso lo confondono, già c'è un neurone questo qua, adesso è pure confuso. Ma vedi che è complesso anche per loro che stanno facendo questa roba, capire allora, che cosa sta... Non me lo devi spiegare, no, devi stare zitto. Non hai capito niente. Stai zitto. Hanno chiesto ai concorrenti zitto. Chi volessero che finisse in finale. E hanno votato per Carini. Cuscino. Aspetti, non lo sai. Canta. Stai zitto. Vale Laura, non me la sento. Gabri neanche perché, proprio perché non siamo così vicini. Donna, quanto chiacchierano, porco Giuda. Oh. Non è possibile. Stai così le ore a aspettare che si decidono. Ma che devono decide? Oh cavolo. Siccome è una scelta che lascia il tempo che trova col mister, perché mister è per una questione di... Cioè non saprei che dire. Cioè sei l'unico che... Perfetto. Cioè ha scelto Bettarini? Ma il tuo ragionamento è fuori luogo. Se sai che sei in nomination, ma che ti chiami appresso a te in nomination? Uno che è amico tuo? Qui si è scelto quello più facile, di modo che così perde. Perché dice che è probabile che perde Bettarini. Certo. Però Bettarini ci ha rosicato perché lui l'ha salvato. Vado tante volte, sì. È che sei un pezzo di me gigante proprio. Cioè, chi va al televoto con te ha un'altissima possibilità di essere fatto fuori dai giochi. E tu scegli la persona che è più vicina a te per essere. Qua non mi tornano i conti. Allora, o sei un gran falso, oppure non hai capito. No, perché non... Scusa, ma io ho un quoziente intellettivo basso, non ho capito che dovevo fare. Niente. Che non riesco a parlare. Spotta. Porca troia, beta, non mi menare, dai. Voi dica amica, mi corca. No, è proprio un falso. Ma è scemo. No, penso che Stefano abbia capito. E Bettarini ha capito questa cosa? Francamente no, però accetto. Vedi come gli erode. Sta rosicà. Quello che ha detto bene, sta rosicà, gli erode. Come si è incazzato Bettarini? Che brutta persona, Andrea, mi è calato sottoterra. Ma come? Tu vai a votare il tuo migliore amico? No. Ma perché lui pensa che vince? Lui perde.
Lui con Stefano perde. Ma allora io apro ufficialmente il televoto. Hashtag votate Andrea. Ma subito, guarda, non ho mai speso soldi per il televoto. No, tu non hai mai speso soldi in generale. Questa sera sicuramente con questa scelta Andrea Damante non ha fatto una bella figura, quindi non... Oh, è un gran falso. Non è detto che l'esito del televoto, esatto, sia così sicuro. Esatto, che quindi, io, dato io che il pubblico che è un pubblico pensante... Quindi vuole far vincere Bettarini. Ma c'è un altro modo magari per andarla avanti? Ma quel modo lui non ha pensato, è questo qua, automaticamente, ha pensato così, ma a modo suo. Ma io non ce le dai favole, ma dai. Allora, chiudo ufficialmente il televoto. Salutate e okay, uscite, a dopo. Guarda che te mandano a casa con Bettarini, microcefalo. Il pubblico ha deciso che... Dai, muovete, Fia, che mi sono rotta, stava a sentire. Tra Andrea e Stefano. Stefano Bettarini. Il secondo Stefano Bettarini finalista. Stefano Bettarini. Vuoi dire che sto influenzando? Mamma, mi sei mettendo l'ansia. Stefano! Complimenti, Stefano! Vattene a farsi. Grande, guarda quello falso, dice bravo, hai vinto. Non ha capito, guarda, non ha capito. Bravo, ma gli ha spiegato che lui non rientra in casa.